Buongiorno, oggi è finalmente lunedì di una nuova settimana. Sto da stamattina alle 9 più o meno a montare il vlog di sabato e domenica perché, come vi dissi, appunto facevo un unico video su quello che facevo il sabato e la domenica. Come avrete poi avuto modo di vedere, perché sta esportando e ora lo metterò a caricare, sono le 11:25. Quando lo vedrete capirete perché si intitola I miei ragguardevoli weekend. Ovviamente rispetto a un vlog normale che va dai 5 minuti ai 10 minuti al massimo, questo dura un po' di più, ma dipende sempre tutto in base a quante cose faccio durante il weekend. Questo weekend sono capitate tre feste, il meeting dei ministranti, un compleanno, un altro compleanno e la giornata della gioventù. Quindi c'erano molte cose da far vedere, anche se effettivamente il secondo compleanno non ho fatto foto né video. Ma vabbè. Ora, nel frattempo che sta esportando, visto che non posso fare niente, sto preparando ago e filo perché devo rammendare il camice da messa, e perché ovviamente mi sono saliti sopra, si è un po' scucito, poi si tiene comunque 12 anni sto coso, lo devo anche sistemare un po' ogni tanto. Giornata strana quella di oggi, perché dopo che ho sistemato il camice ho messo a caricare il video, poi mi sono messo a finire giusto qualche ritocco alle tavole che ho potuto lavorare, perché come ho detto, forse l'ho detto in maniera poco chiara e più lamentosa come mio solito, hanno inviato delle tavole in formato LIP, cioè per manga studio, che io purtroppo non ho. E quindi questo formato, oltre a disturbarmi perché non si può fare, secondo me, una distinzione e una discriminanza con i programmi, visto che esistono file compatibili con più software, mi ha disturbato molto questa cosa. Nessuno mi ha potuto convertire il file delle persone che conosco, e quindi pace. Quindi mi sono messo a finire giusto qualche piccola correzione, le ho salvate ed esportate. Sto preparando ora il pacchetto da caricare. Ah, sta YouTube attivo. E lo caricherò sul mio Dropbox. Ti devi stare zitto però. E nel frattempo mi metto a prepararmi perché fra 3 quarti d'ora devo scendere per le cresime. Ne parlo meglio dopo di questa cosa perché voglio essere molto chiaro, se no passo per uno che non si sa adattare e non va bene. Ne parliamo dopo. Ho inviato i file e sto scendendo. Speriamo in bene. Non per il fatto che sto scendendo, ma per il fatto che ho inviato i file. Sono molto molto dubbioso. Però pazientate ancora un poco e vi racconto e vi spiego meglio. Aspettate un altro poco e vi spiego meglio perché c'è molto da spiegare. Dove stai? Già sei passato. Ti banchi in casa.
festa è finita, domani ce ne sta un'altra. Non ho mai partecipato a tutte queste feste una dietro l'altra come ho in questo periodo. Normalmente sono abituato ai compleanni autunno-inverno, invece stavolta sono capitato in un altro gruppo in cui finalmente si festeggia l'estate. Ero l'unico a festeggiare l'estate, che tristezza. Comunque sia, volevo dirvi il fatto della casa editrice. Non ho nulla ovviamente contro il loro modo di gestire, perché ovviamente conosco il loro, non conosco magari il dietro le quinte di altre, ma di solito, mi ero dimenticato di aumentare la luce, di solito un lavoro, soprattutto quello di grafica, che si può ottenere lo stesso risultato con mezzi diversi, non può di certo un software diventare discriminante per un lavoro, perché quello che io faccio con Photoshop un altro lo può fare con un altro programma, un altro con un altro ancora. Oppure io usare un metodo, un sistema e degli strumenti, e un'altra persona con lo stesso programma mio trovare ancora un altro modo di fare le cose. Quindi non è detto, fiatone, cioè non trovo io giusto questo fatto che sia il programma col quale si lavora una discriminante. Non si vede più niente. Per cui quello che ho potuto fare io è stato salvare le tavole che mi sono state inviate, quasi tutte in PNG, 9. Le altre 3-4 di quest'altro disegnatore erano in un altro formato, un formato che io non potevo usare perché appunto di Manga Studio. Quello che ho capito, questo formato permette di integrare anche delle indicazioni audio sulle direttive, ma tra telefonini e altro, se uno vuole scrivere con la voce può allegare un altro file. Capisco che tu lo puoi fare liberamente con uno, nel mentre disegni ti ascolti le indicazioni ed è più semplice, ma è lo stesso problema che si presentava agli inizi quando il Mac non era compatibile con il Windows e non potevi scambiare nulla. Anche ora sei diverso, ma almeno i file compatibili esistono. Quindi la trovo una forzatura e una voglia di scremare che mi fa tanto capire o dare l'idea che ci siano processi mentali poco professionali. Mi dispiace anche dirlo, perché magari sono io quello che non vuole adattarsi, ma se uno ha questi strumenti di certo non può obbligarsi a usarne altri, anche perché si tratta di fare da assistente, non altro, per cui c'è un impiego maggiore di energie e fondi per recuperare questi altri programmi. Però vabbè, uno ci prova. Io ho spiegato i miei limiti. Mandare un file più generico e compatibile non costava niente, potevano provarci così. Così non è stato, e pazienza, ho inviato quello che ho potuto inviare facendo il mio lavoro. Speriamo che a parlare sia quello e che possa piacere così. Sono stanchissimo e sudatissimo, quindi vado a casa. Vi ringrazio per aver condiviso con me quest'altra giornata. Ragazzi, vi prego, non guardate i miei video avanti agli altri, perché, e soprattutto avanti a me, perché non ce la faccio. Mi dà proprio sui nervi. Vi ringrazio, ci vediamo domani. Ricordatevi di iscrivervi a questo canale, a quello di Orrad e di Recenzo. Iniziata la settimana. Dio ci aiuti. Lunga vita e prosperità.